Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Intanto vi dico già da oggi, da ora, o meglio, vi dico già da ora, che questo video, così come tutti i video che andrò a fare, tra non più tardi di... Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Io sono Emanuele Artibani. Se non siete ancora iscritti, abbonatevi al canale. Prima di iniziare un paio di informazioni, ho anche un canale Telegram, Emanuele Artibani, e Emanuele Artibani, sono andato proprio nella ricercatezza di come lo chiamo il canale Telegram, ho fatto uno studio di settore proprio impegnativo e alla fine è uscito fuori questo nome, quindi anche il canale Telegram si chiama Emanuele Artibani. Detto questo, naturalmente per quanto riguarda le email, commerciale.artibar@gmail.com. Ho anche un canale Twitch, ma non credo vi interessi perché lì parlo di altre cose la mattina, è live tutte le mattine. Detto questo, oggi un'informazione importante prima di andare al video. Il video di cosa parlerà? Parlerà del grande Akita americano, dell'Akita americano. Andiamo dritti al punto, ma prima vi dico che da oggi in poi questo video sarà online per una settimana dal momento della pubblicazione. Poi tutti i contenuti, al momento una settimana li lascio nella disponibilità di tutti, in modo tale che se volete potete scaricarveli. Dopodiché diventeranno solo per gli abbonati. Perché? Perché gli abbonati, chi sostiene il canale, sono diventati un numero che meritano una riconoscenza. Secondo punto. Perché sto andando in produzione con diversi video che hanno dei costi veri, vivi, che vanno dal computer ai software, a tutto quel mondo di cose che non conoscevo, proprio andiamo avanti e più diventa una cosa nella quale devo impegnarmi e che giustamente deve essere riconosciuta. Quindi do la possibilità a tutti di guardarlo da qui a una settimana. So che esistono software anche per scaricarseli come non si dovrebbe, laddove qualora e se voleste abbonarvi al canale, a me questa cosa farebbe veramente molto piacere, nonché andrebbe a contribuire a quello che fanno i piccoli editori, perché di questo si tratta, che da un sacco di tempo sono abbonati al canale e loro li ringrazio sempre. Grazie, grazie, grazie a voi che avete sempre creduto al canale. Finito questo, credo di aver detto tutto, partiamo con l'Akita americano. Faticherò a non farmi partire l'enfasi perché qui ci sono due argomenti, per quanto mi riguarda, molto importanti e chi mi conosce sa bene quali sono. Uno è di carattere culturale, storia americana, l'altro è di carattere cinofilo e le due cose non posso dissociarle, cioè mai come nel caso dell'Akita americano si può decidere di andare a dividere le cose. Se volete sapere lo standard, quanto è grosso, quanto è bello, là c'è Wikipedia e tutti i siti dedicati. Qua andiamo un po' più in profondità su determinati argomenti. Allora, Helen Keller, chi è Helen Keller? Helen Adams Keller è stata una politica, attivista, autrice, scrittrice statunitense che rappresenta quanto conosciamo oggi noi del grande Akita Inu americano. Di lei sappiamo che da bambina ha avuto una malattia oggi difficile, e questo lo troveremo poi dopo anche per quanto riguarda il suo primo Akita, di difficile interpretazione. Non capiremo mai se è stata se ha avuto un problema di scarlattina o qualcosa di diverso. Qui si va un po', no, ad immaginazione, perché questo la porterà poi ad essere cieca e sorda. La conoscete tutti, la conoscete tutti, ve l'assicuro. Perché chi è? Anna dei Miracoli, ne avete mai sentito parlare? Ecco, quando sentite questo romanzo che le è stato dedicato,
così come tutte le trasposizioni cinematografiche, Anna di Miracoli è lei. E così come è lei, io non posso togliere lei in nessun modo dalla kit americano. Non c'è modo di farlo, non esiste. Immaginate una pacifista in un paese che poco ha a che fare con il pacifismo, gli Stati Uniti, che di lì a poco, ma questa è una storia che racconterò nel corso del video, comunque immaginate 1937, questa scrittrice va in Giappone e dopo aver sentito la storia di Achiko Akiko, a seconda di chi mi guarda e da come preferisce la pronuncia, va nella sua provincia e desidera avere un Akita Inu, quello, il classico Akita Inu. Se ne innamora, scriverà delle cose su questo cane incredibili. Il primo viene a mancare subito dopo, nel 1937 gli viene regalato, nel 1938 più o meno già non c'è più. E allora si chiamava Kamikaze il primo, e dopo riprenderemo questa parte del perché è così importante conoscere la storia e l'evoluzione di certi cani. Spitz, lo diciamo adesso, ma varrà anche per dopo. Spitz. Le regalano un secondo cane, lei lo richiede, e il governo, attenzione a questo passaggio, prima la popolazione giapponese le regala Kamikaze, il secondo cane glielo regala il governo giapponese. Siamo nel 1939, ricordiamoci le date, perché le date fanno parte dello sviluppo di questo cane in modo determinante e danno idea di quanto è stato combattuto lo sviluppo, l'allevamento di tutta la razza dell'Akita Inu americano e il perché è diventato un'altra cosa dall'Akita giapponese. Pacifista, non vedente, sorda, fa delle battaglie incredibili per l'emancipazione delle donne, è un personaggio scomodo, veramente molto scomodo, si innamora di questi cani. Ricordate il primo? Si chiamava Kamikaze. Questi due cani sono praticamente i primi due cani che poi daranno il là a quello che è il grande Akita americano. Di lì a poco scoppierà la seconda guerra mondiale e la spina nel fianco della flotta del Pacifico americana saranno i Kamikaze. Ora, per chi non fosse mai stato in America, dovete immaginare un paese dove oggi nei videogiochi, se tu provi a bruciare la bandiera americana, prende fuoco tutto tranne la bandiera. Hanno un senso di patriottismo, soprattutto nel Midwest, ma in tutti gli Stati Uniti. Il Midwest è la parte centrale viva degli Stati Uniti, dove sostenere un cane che viene dal Giappone, che ti ha attaccato a Pearl Harbor, uno dei gesti che viene considerato dalla storia, uno dei gesti più infami, ammesso poi che ne esistano di sani in guerra, che ti attaccano da un popolo che ti attacca a Pearl Harbor, uccidendo non solo militari, ma anche civili, e tu sei non vedente, sorda, e in un paese che in quel momento odia il Giappone, e tu riesci, attraverso tutte le tue battaglie, a far diventare l'Akita un cane amato da diversi allevatori che silenziosamente se ne innamorano, perché il cinofilo non si preoccupa di altre cose. Così come alle persone non interessano, la guerra le fanno
Le guerre le fanno i politici, le fanno i generali, no? Non le fanno le persone. Le persone, se fosse per noi, staremmo tutti a casa, anche all'epoca. E lei in quel momento storico riesce a fare l'impossibile. Questo è un pezzetto della storia che non viene mai raccontata di Helen Keller, e tutti prendono il pezzetto del romanticismo, che lei va in Giappone, no? Si innamora della storia di Achiko, che è molto cinematografica, dimenticano di raccontare quello che è successo dopo. E quello che è successo dopo è che questa donna, nel 1939, prossima alla Seconda Guerra Mondiale, si innamora del cane giapponese per eccellenza, il cane giapponese che si chiamava Kamikaze. Cioè una follia totale, totale. Ma lei riesce, perché era una donna caparbia, la dimostrazione che se vuoi nella vita fai. Se sai, fai. Se hai voglia, se hai contenuti, vai avanti. E lei è stata nella sua vita una donna straordinaria. Se avete tempo, andate a leggere qualcosa di Helen Keller, che non fa mai male, così, a buffo. Ora torniamo, dopo capite che non potevo non parlarne, no? La storia di Helen Keller è qualcosa di straordinario che non può essere omesso nel racconto dell'Akita americano. Video che mi è stato chiesto diverse volte. Allora, le caratteristiche dell'Akita americano. Intanto qui c'è una discussione in atto su quello che è il vero Akita in relazione a quello giapponese. Non mi metterò qui a dare definizioni, Akita Inu, Akita, uno lo chiamiamo Akita giapponese, l'altro americano, così facciamo prima. Magari a volte dimenticherò di dire grande, ma insomma avete capito, l'Akita americano è più grande, anche se erroneamente molti pensano che la definizione di grande derivi dalla supposta consanguinità fatta dagli allevatori americani per irrobustire lo stesso Akita. E qui forse c'è il piccolo bug, c'è la piccola bugia bianca, perché le bugie innocenti, no? Perché noi non lo sappiamo, e vi spiego qual è il passaggio fondamentale, che ad un certo punto non sono gli americani, o meglio, a detta di molti, non sono gli americani che hanno irrobustito l'Akita. Siete liberi di parlare, di pensare così. Anche io, sono conoscendo i cani, vedo un Labrador, ad esempio, americano, e un italiano. Quello americano pesa 10 kg di più, quindi che gli americani siano abituati a fare sempre qualcosa di grosso, lo hanno in quello che sono le loro corde. Ma qui c'è un problema, perché ad un certo punto in Giappone decidono di fare quello, ed ecco perché non posso non fare riferimenti culturali, ed ecco perché mi piace questo video, che è la terza volta che faccio, ne ho buttati due. Cioè questo non è per abbonati, qui mi dovete pagare il video, voglio 50 euro a video. Perché? Chi è affamato di cultura, chi conosce un po' di questioni storiche, sa che i giapponesi storicamente sono isolazionisti, hanno la tendenza storica a chiudersi, ed è quello che faranno anche con l'Akita. Cioè non sono gli americani ad aver ingrossato l'Akita, ma sono i giapponesi che ad un certo punto decidono di tornare nell'allevamento dell'Akita Inu alle origini. Ricordiamo che quando parliamo di Akita americano e c'è qualche dubbio sull'Akita giapponese, almeno questo è quello che dicono gli studi, l'Akita americano insieme allo Shiba Inu e sicuramente al Chow Chow, cane amato dall'ottimo, straordinario Conrad Lorenz, del quale tutti spero abbiate letto L'anello di Re Salomone e L'uomo incontrò il cane, sono i cani che hanno
il genoma più vicino a quello del grande lupo grigio. Ma questa è una storia che mettiamo da una parte. La mettiamo da una parte. Discorso fatto nelle live un sacco di volte sulla diatriba alla quale la scienza non riesce a porre fine. Quindi noi sappiamo che l'Akita in Giappone fanno una retromarcia. Negli Stati Uniti sappiamo invece quello che ci dicono, pur non avendone contezza scientifica, è che viene in qualche modo rinsanguato, non è bello come termine, ma è quello che succede nell'allevamento, con qualche molossoide. Da lì la struttura dell'Akita americano, che è più solida, è più grossa, al punto che ad un certo punto l'FCI e l'EN prima non era riconosciuto, o meglio, era riconosciuta come variante. Adesso fa razza a sé, secondo l'FCI. Cioè, ora esiste una razza che si chiama Grande Akita, grande cane giapponese, che poi è l'Akita americano. Per un periodo, se non sbaglio, ma qui vado un po' a memoria, viene messo nel gruppo dei molossoidi. Retromarcia dopo qualche anno ed è stato rinfilato dopo aver fatto la scoperta sul genoma. Ed ecco perché c'è da chiedersi, ma sarà vero che è stato rinsanguato con dei molossoidi se poi dopo hanno trovato nel genoma della stessa razza il numero più importante di cromosomi che lo avvicinano al lupo insieme ad altre due o tre razze? Qualche dubbio. Più di un cinofilo se l'è fatto venire. Sicuramente non sarò io a scioglierlo, quindi, però è il caso di dirlo. E questo ci traghetta sotto un altro aspetto. La bellezza dell'Akita, Inu o americano, è insindacabile. Chiunque dica il contrario è di parte e vuole fare il fenomeno a tutti i costi. Noi su questo canale lo sappiamo, sappiamo che ogni tanto c'è il fenomeno, però se discutiamo la bellezza dell'Akita americano o della Akita giapponese, siamo dei balordi perché sono cani di una bellezza incredibile. Da cuccio, te lo mettono in mano da cuccio, sei finito. Cioè, tu lo guardi da cucciolo, dici vabbè, sono cani che non. Beh, io non so, francamente, sapete, il mio essere innamorato degli Spitz in genere, di questi cani di difficile addestrabilità per le. Vabbè, poi ci arriviamo piano piano. Però sono cani di una bellezza incredibile. Tu guardi una Akita in tutte le sue varianti, dal rosso in testa al fulvo, cioè ormai anche i tigrati, cioè quasi tigrati, scuri. Cioè sono dei cani di una bellezza incredibile. Il punto è che diciamo la più grande richiesta che viene fatta è legata all'addestrabilità di questo cane, cioè come devo comportarmi con questo cane? Si avvicina per somiglianza estetica, lo dico per i neofiti, no? Magari guardandolo uno può metterlo verso gli Alaskan Malamute barra Husky, no? Però non ha neanche quella indifferenza del ciao ciao, del ciob ciob, il piccoletto con la lingua blu. Non è neanche quello. E allora cos'è l'Akita americano? Allora, io credo che per certi cani bisognerebbe riscrivere il tema dell'essere dominante. Su cosa si intende? Qui si entra in un piano di discussione veramente importante e complicato da spiegare. Puoi andare all'area cani con l'Akita? No. Amico mio, amica mia, no. Diventa un problema. Diventa un problema perché è un cane
che molti possono far passare per cane aggressivo, ma in realtà non è un cane aggressivo. In realtà, se tu lo porti all'area cani, lui magari se ne sta da una parte, poi arriva il cane che va a dargli fastidio e lui ha delle reazioni perché la sua solennità, la sua, il suo modo di essere, il suo modo di porsi, la sua, il suo atteggiamento lo fanno sembrare ed essere un cane incredibilmente dominante, per come noi concepiamo il cane dominante. In realtà a me piacerebbe trovare un termine per spiegare che è un cane che semplicemente all'area cani non si diverte. Lui preferisce stare con il proprietario. A me la parola padrone non mi è mai piaciuta, il proprietario mi piace un po' di più, lo trovo meno aggressivo, anche se molti direbbero altro. Lui preferisce fare una bella passeggiata con il proprietario, starsene in famiglia, starsene a casa, non relegato in giardino. Dimenticate di prendere un cane di questo tipo e relegarlo in giardino, ha bisogno proprio di voi, proprio fisicamente di voi. Ha un'armonia intrafamiliare straordinaria, cioè lo mette all'interno di un contesto familiare e diventa il migliore amico dei tuoi figli, il tuo migliore amico, non lo vedi e non lo senti, ha una delicatezza e delle sfumature di delicatezza che sconfinano nel felino. Questo è un po' più nella chita giapponese, un po' meno nell'americano, ma sempre un cane incredibilmente pulito, non lo vedi e non lo senti, abbaia di rado, interviene fortemente quando c'è da intervenire, e questa è un'altra particolarità, perché non è un cane con il quale tu dici beh, vado a correre, cioè se sei me che sono pesante vado a correre, me lo posso portare dietro, che la mia distanza è da qui al lampione, allora sì. Non è un cane per fare jogging, non è che te lo porti, dice dai mi sto allenando per la mezza maratona, vado a fare, oggi faccio gli allunghi, oggi faccio un tabata, no, non è quel tipo di cane. E qui no, non è un cane che puoi portare, perché non ce l'ha, non ha la resistenza e non gliela puoi allenare, non è allenante. Magari lo è allenante come in tutto, però è un atto coercitivo. E dalla coercizione passiamo all'addestramento, cioè questo non lo puoi fare, una bella passeggiata sì, viverci insieme sì, grande atteggiamento all'interno della famiglia sì, come dire, ignora quasi l'estraneo e dicevo prima, dimenticavo, interviene nel momento del bisogno, perché alla sua non resistenza c'è però una rapidità di esecuzione impressionante. Poi vi dico una cosa anche sul morso sulla manica, legato al predatorio per la mia esperienza, in Australia e in Italia, tutte e due, dai, dai. Allora, addestramento. Non è un cane con il quale puoi decidere di fare sport, o meglio, lo puoi fare, con tutti i cani si possono fare gli sport legati alla cinofilia, anche se poi quando dici che l'IGP non è uno sport si arrabbiano, no? Poi se dici che è un test si arrabbiano quelli che ti dicono che è uno sport, allora bisogna fare. Comunque non puoi pretendere dalla chita, dal grande chita americano, di fare IGP, perché il suo atteggiamento nei confronti della coercizione, che è il sistema che ti porta ad avere una performance importante, non funziona. Il cane si chiude. E chiudere una chita, credetemi se vi dico che è una cosa brutta, andare a chiudere un cane come una chita Inu e vederlo con le orecchie basse o in quello che è il suo atteggiamento è tutta un'altra cosa, perché è un cane fiero, non che gli altri sia bello, ma nel caso della chita è proprio brutto, perché poi non hai
stretti tempi di recupero. E quindi qualunque azione tu vai a compiere, posto poi che non necessariamente ti porta alla realizzazione di un obiettivo, deve essere più violenta della formidabilità che potresti raggiungere nell'obiettivo. Cioè, chiedi 100 e ottieni 1, non 10 a quel cane. Ma perché non ce l'ha? Perché è uno spitz. Non è un molossoide. Nella sua memoria c'è altro, c'è libertà, c'è scelta, non c'è condizione. Esistono le differenze, un cane per scelta o per condizione. Ecco, quello è un cane che sceglie. Ed è una cosa molto, molto diversa tra il condizionamento e la scelta. Lui sceglie di fare il seduto una volta che ha capito come si fa. E quindi il metodo, poi faremo una puntata scindendo metodo e tecnica. La tecnica è la stessa, ma è il metodo che cambia nell'applicazione dell'addestramento in relazione alla chita. Non è un cane al quale tu puoi delegare l'addestramento. Dici, vabbè, lo lascio dall'addestratore, lo porto 2 volte a settimana dall'addestratore e mi addestra il cane. No. Dimenticatelo. Non è un cane che addestri per interposta persona. Ci devi andare tu. Ci devi andare tu. Devi prendere il cane, te lo devi andare ad addestrare. Perché l'unica cosa che puoi fare con la chita, lo spitz in genere, è avere tu e costruire tu un rapporto personale tra te e lui. Unica storia. Non ci, quindi è un cane impegnativo. È un cane molto impegnativo. Questo significa che non va bene come primo cane, no, no. Va bene? Se prima hai visto questo video, rientra almeno in queste due, non hai particolari, vai ad informarti anche di più, mi raccomando, vai a parlare con qualche allevatore di spessore e ti fai spiegare un po' di cose. Quindi se tu cerchi un cane adatto alla famiglia, pulito, divertente, simpatico, fico, che ha tanto da dare, l'Akita americano, bam, fa per te. Bellissimo che tu cammini per strada, la gente si gira, tu dici che c'è una bella ragazza nel tuo cane. È proprio bello, cioè, è proprio bello. Quanto la Kita Inu, forse lasciatemi dire in questo caso un po' di più. Forse, perché è un po' più grosso. E a me piacciono le cose difficili da ottenere, ma anche di questo ne abbiamo parlato sul mio canale diverse volte, miei cani impegnativi da costruire, mi piacciono tantissimo. Morso, volevo raccontarvi questa cosa del morso. Allora, mi è capitato di lavorarne perché sono andati di moda, soprattutto la chita giapponese, ma io ho vissuto la moda in Italia della chita Inu e la moda in Australia, che è stata parallela all'esplosione del bulli, della chita americano in Australia. E devo dirvi una cosa, se è un cane, se da una parte è vero che è un cane molto particolare in obbedienza, cioè tanto tanto faticoso e difficile da lavorare, soprattutto nei paesi dove devi lasciare il cane in addestramento senza il proprietario, in diverse occasioni ci è stato chiesto di provare il cane sulla manica perché si richiedeva un determinato lavoro all'epoca. C'è un bel morso. È un cane che se intercetti il modo di portarlo in preda, e questo è un altro problema degli spitz, che quelli vanno in preda quando la preda è vera, non quando è inventata. Hanno un bel morso, cioè un cane sulla manica lo senti. Non è un cane che si tira indietro dal morso. Quando fa gli attacchi è un cane che va su, però è strano perché è una forzatura anche quello, è una forzatura chiedergli anche quello, però in Australia lo chiedevano, io vi riporto quella che è la mia esperienza su questo cane. Morale, questo non è un video di sfide, questo video nasceva come sfida tra Akita americano e Akita giapponese, no.
No, è diventato un'altra cosa, perché ho deciso di parlare solo esclusivamente in questo video. Mi sembra di aver fatto un video. Io mi diverto tantissimo a guardare i primi video di questo canale, perché poi ritrovo anche i primi iscritti al canale. E grazie per la fiducia che mi avete dato, perché all'epoca li facevo con il telefonino, senza microfono, senza set, senza saper montare. Ancora oggi non so montare, però proprio questa settimana ho comprato un computer nuovo. Ho comprato microfoni nuovi, ho comprato videocamere nuove. Quasi mi commuovo nel vedere chi mi segue da così tanto tempo e non posso far altro che ringraziarlo. E spero che questa cosa mi sembra di dare una possibilità a tutti, no? Cioè, chi non vuole abbonarsi al canale, questo video sarà in piedi per una settimana. Poi andrà e piano piano porterò tutti i contenuti, credo, per gli abbonati. Poi farò anche qualche piccolo contenuto per più generalista, più generico, però credo che ormai la storia sia quella, perché non inseguo i grandi numeri, cioè per me 15.000 persone, 15.000 iscritti al canale sono veramente tanti, quindi da adesso in poi una settimana poi diventa il video esclusivo per gli abbonati, una settimana dal momento che esce. Andiamo in conclusione, Akita Grande, Akita, americano. Ho messo tutto dentro, la storia ve l'ho detta, l'addestramento ve l'ho detto, la bellezza non c'è di che discutere, l'alimentazione è un cane che sta bene, è un cane che arriva anche ad una lunga età. Sto pensando allo storyboard che mi ero scritto, che ho davanti, ma ci sono delle cose che non mi sono chiare, perché ce n'era una che volevo provare a spiegare. Allora, non è un cane con il quale non puoi provare a... Io ho visto fare agility anche agli husky. Massimo Perla, un fenomeno, quando si mette a lavorare i cani, quando si metteva, ora lo vedo poco, quando passo. Quindi è un cane che se vuoi riesci ad ottenere tutto. Ma la domanda è: prendo un Akita americano per quello o lo prendo perché voglio scoprire cosa significa avere un cane, tra virgolette, primitivo nei modi, nelle intenzioni e nell'essere? Io, per quanto mi riguarda, quando ho modo di trovare questi cani, il Chow Chow, quindi quei cani che vanno proprio, anche il Volpino italiano, attenzione, quei cani che vanno indietro, il Cirneco nell'Etna, quei cani che, anche se non sono classificati in un determinato modo, però sappiamo che hanno delle radici che sono talmente lontane nel tempo, che diventa difficile capire da che momento hanno accompagnato l'Homo sapiens sapiens, forse da quando l'Homo sapiens sapiens non era neanche sapiens sapiens, forse era sapiens e basta. Non lo sapremo mai, perché più andiamo avanti, più la storia torna indietro. E lui conserva, l'Akita americano conserva quel genoma. Quindi quando noi cristallizziamo l'idea dell'avere quella tipologia di cani, noi stiamo accettando il fatto che prendiamo un cane i cui antenati stavano in una grotta con i nostri, gli antenati. Grazie agli abbonati e chi si abbonerà al canale. È stato l'Akita Inu, o meglio, l'Akita americano. Al prossimo video. Ciao!